Tra le altre cose, vediamo anche quella che si chiama l'igiene del volo. Abbiamo visto, o vedrete adesso a seconda di in che ordine guardate queste dispense, queste lezioni, la parte riguardante l'alcol. Adesso vediamo quella riguardante il fumo. Igiene del volo cosa sarebbe? Cioè sarebbero i comportamenti che noi possiamo tenere disgiunti, diciamo, dall'attività di volo, quindi in condizioni diverse da quelle del volo. Noi fumiamo non mentre vogliamo o beviamo non mentre vogliamo, ma che in qualche modo hanno influenzano la nostra capacità poi di volare, cioè modificano il nostro organismo in maniera tale da renderci più o meno facile, più o meno difficile, più ostacolandoci, diciamo, in questa attività, più o meno. Oggi vediamo quello che riguarda il fumo. Il fumo, comporta sostanzialmente, cominciamo a vedere, ecco, io cercherei di farvi vedere, le cose nel modo più obiettivo possibile. Io non sono ovviamente, favorevole al fumo, ma, cerco di mettervi le cose così come stanno e non cercando di non fare paure o cose strane, eccetera, eccetera. Per esempio, si dice, no, che il fumo produce il cancro. Non c'è una regola, una causa-effetto per cui il fumo produca il cancro. C'è però una statistica, nel senso che su 10 persone che fumano, 7 manifestano poi dei tumori. Quindi tutti voi che fumate siete liberi di credere di far parte di quelle 3 persone che invece non gli fa assolutamente nulla. Però su 10 di voi, 7 si sbagliano e alla fine gli viene. Maturare un tumore, scusatemi se mi soffermo su queste cose, perché poi lo vediamo, il fumo produce degli effetti a lungo termine e questo, specialmente nei giovani, produce la sensazione o comunque il modo di pensare che questa cosa non riguardi loro, ma riguardi un'altra persona che in effetti in questo momento non c'è, però è sempre se stesso soltanto tra qualche anno. E il coraggio e la spavalderia con cui qualcuno dice: ma chi se ne frega se morirò di cancro, ma sì, di qualcosa dovrò pur morire, cioè dovrebbe essere valutata correttamente. Voglio dire, è difficile da concepirlo questo fatto, ma quando sono giovane, in effetti posso forse anche permettermi di morire, perché sì, chi lascio? Cioè, io muoio, chi se ne frega, sono morto. Quello che lascio è le persone che mi stanno attorno e i miei compagni che mi vogliono bene, tante altre belle cose, ma alla fine poi, insomma, finisce lì. Sicuramente i miei genitori ci moriranno, ci soffrono, ma magari io addirittura ce l'ho con i miei genitori, sono incazzato. Il problema del fumo, di queste cose che invece vanno a lungo termine, che purtroppo producono questi effetti quando ormai è troppo tardi per dire no, cambio idea, quando sono in quella situazione dove io magari sono io il genitore di qualcuno e allora quello che lascio è il figlio. E queste sono persone che oggi voi non conoscete, ma vi assicuro che quando sarà il momento saranno delle persone a cui vorrete un bene strepitoso, un bene assoluto. E l'idea di doverli lasciare perché dovete morire fa girare le scatole parecchio, perché è una cosa che secca tanto. Detto questo, adesso parliamo seriamente di quelli che sono gli effetti del fumo. Allora, intanto cominciamo a dividere tra gli effetti immediati e gli effetti cronici. Quando io prendo la prima sigaretta, diciamo, gli effetti immediati normalmente passano. Con l'uso, no? Io ho questi effetti, ma poi continuo a fumare e questi mi passano. Quali sono questi effetti? Sono gli effetti, appunto, che si manifestano quando uno fuma per la prima volta. Normalmente possono essere tachicardia, cioè il cuore batte più veloce, tensione, sudorazione, nausea, magari vomito addirittura, raramente diarrea, comunque situazioni abbastanza fastidiose. Però, come ti dice l'amico che ti ha dato la sigaretta per fumare, tranquillo perché dopo la terza, la quarta o la quinta ti passa tutto. Ed è assolutamente vero, dopo la terza, la quarta e la quinta questi effetti qua passano e non ve ne accorgete più e fumate come dei veri fumatori grandi. Fate caso che se invece di darvi delle sigarette vi avessero dato
panino di cacca di cavallo, e sarebbe stato uguale. Cioè, mangiando un panino di cacca di cavallo, gli effetti sono gli stessi. Mi dà fastidio, vomito. Adesso non so la tachicardia, non so la diarrea, ma sicuramente nausea e vomito e una cosa fastidiosa la provo. Però fa fico fumare cacca di cavallo. E allora il tuo amico ti dice, no, tranquillo, perché dopo la quarta, la quinta, te ne accorgi neanche e anzi ti piace. Ragazzi, provate a prendere dei panini di cacca di cavallo, se ne trovate, fresca. Vedrete che dopo la quarta o la quinta, cominciate, come i fumatori, no? Come quelli che hanno già le quarte, cominciate a sentire la differenza. Ma io no, la cacca la preferisco col pane integrale perché esalta quel sapore, quel retrogusto di fieno che sento. Liberi di farlo, ok? Il fumo sostanzialmente, fate attenzione perché non è molto diverso da questo. Cioè, a un certo punto, se vi piace, cioè, dico, fumo perché mi piace. Ma se fumo perché qualcuno mi ha detto prova, vedrai che alla fine ci riesce. Beh, insomma, è come, voglio dire, se voi vi danno da mangiare qualcosa che quando la mangiate vi fa schifo, poi, cioè, è difficile che la mangiate una seconda volta, però col fumo è diverso. Va bene, dicevo, gli effetti iniziali, questi qui diciamo immediati, passano, voi fumate e questi dopo un po' non ci sono più. Restano gli effetti, diciamo così, quelli invece cronici, quelli cronicizzanti, quelli che più fumate e più si accumulano nel vostro corpo e producono degli effetti. Vediamo anche lì di semplificare le cose. In realtà la sigaretta si porta dietro un sacco di roba, catrame, schifezze, polveri, eccetera, eccetera, che però lasciamo perdere. Perché? Perché supponiamo che il filtro che c'è sulla sigaretta sia efficace e mi impedisca di fumare tutte queste schifezze, che hanno comunque degli effetti vari ed eventuali. Restano i due componenti fondamentali, cioè il CO, l'ossido di carbonio, dovuto alla combustione della carta, che è come se io stessi facendo un barbecue e fumassi il fumo prodotto dal fatto che c'ho della legna che brucia, e la nicotina. Vediamoli separatamente. Prima, più semplicemente, l'effetto del CO. Il CO, l'ossido di carbonio, è un gas che ha la caratteristica, è asfissiante, cioè si va a fissare all'emoglobina esattamente come l'ossigeno. Come funziona? L'abbiamo visto quando abbiamo fatto l'ipossia. Come funziona il trasporto dell'ossigeno nel nostro corpo? Il sangue, attraverso i bronchi, i polmoni, nel sangue passa l'aria contiene ossigeno, l'ossigeno si fissa all'emoglobina, l'emoglobina la trasporta in giro per il corpo e la cede ai tessuti e poi riporta indietro l'anidride carbonica. Se io questa nicotina è cioè questo ossido di carbonio ha occupato l'emoglobina non è libera e quindi non è più disponibile per trasportare ossigeno, quindi il mio sangue è meno capace di trasportare ossigeno in giro per il corpo. Quando abbiamo fatto l'ipossia, avete visto che quando l'alpinista va in alta montagna per abituarsi, diciamo, per acclimatarsi, cioè, ovvero quando si acclimatizza, il sangue produce più emoglobina, quindi diventa più ricco di emoglobina. In questo modo ha la capacità di resistere meglio alle alte quote. Se io ovviamente in una condizione normale di questa emoglobina me ne brucio un po' perché sono un fumatore, sono addirittura meno capace di andare ad alta quota rispetto a un'altra persona. Per un pilota significa semplicemente che gli effetti che normalmente si manifestano a 5.000 metri per una persona normale, per me si possono già manifestare a 3.000, e quindi devo esserne consapevole, perché tutto quello che abbiamo visto riguardo l'ipossia, che abbiamo detto si manifesta appunto dai 4.000 5, dai 4.000 in su, in realtà se io sono un fumatore devo tirarmi giù un paio di 1.000 metri e essere già attento a quello che può succedere anche un po' prima. A parte questo, cosa succede? I disturbi, cioè questa intossicazione, diciamo così, del sangue è transitoria, cioè se io smetto di fumare dopo circa 6-7 mesi il sangue si è completamente ripulito
e la mia emoglobina si comporta come se non avessi mai fumato, quindi ritorna perfettamente pulita. Ecco, una cosa importante, adesso girano giustamente quegli strumenti che servono per misurare l'ossigenazione del sangue. Quegli strumenti sono dei laser che vanno a praticamente passa un raggio monocromatico che investe il dito e ed è rifratto diversamente dall'emoglobina ricca di ossigeno o invece da quella che è senza ossigeno. A seconda di quella che incontra, sostanzialmente lui vi dà la lettura. Purtroppo quando voi fumate, l'effetto, diciamo, dal punto di vista cromatico dell'emoglobina occupata dal CO o occupata dall'ossigeno è lo stesso. Quindi quei fumatori che dicono ma io ho un'ossigenazione, ho provata con il ditino, ho un'ossigenazione del 95%, no, non è vero. Il 95% è il totale di quello che lui sta trasportando di ossigeno più quello che lui sta buttando via in CO. Per capirci, cosa ci perdete con questa roba qua? Ci perdete della capacità aerobica, quindi della capacità di produrre uno sforzo, produrre un risultato atletico, ok? Quindi anche, voglio dire, di fare le scale, perché no, o di fare una corsa, o di trattenere il fiato sott'acqua, o per esempio appunto di andare su in quota. Come vi dicevo, questo passa. L'effetto un pochino più pericoloso e soprattutto purtroppo cronico e non recuperabile è quello dovuto invece all'altro elemento tipico del fumo di sigaretta, che è la nicotina. La nicotina, per farla semplicistica e semplice, è un vasocostrittore, cioè sostanzialmente riduce la dimensione dei vasi. In particolare va a lavorare non sui grossi vasi come diciamo potrebbe fare il freddo o altre cose, ma soprattutto sui piccolissimi vasi, quelli che vanno proprio a nutrire i tessuti. Questo produce un effetto che, se ci pensate, lo avete ben presente, perché se voi pensate a come è fatta la faccia di un fumatore di 50 anni, lo vedete, sembra più vecchio, perché i tessuti, non essendo correttamente alimentati, perché questa microcircolazione viene a mancare, viene sostanzialmente proprio tagliata, quindi l'ossigeno non arriva più ai tessuti, semplicemente invecchiano più velocemente. Questo cosa produce? Produce il fatto che quello che vediamo fuori, e poi adesso ne riparliamo un attimino, abbiamo un aspetto più anziano, più vecchio. Una volta, no, per gli uomini era una figata, perché l'uomo, diciamo, invecchiando sostanzialmente, poteva piacere di più. Adesso non è più così, perché io vedo, vediamo gente che si tinge, si fa il lifting, si fa quindi sicuramente è un qualcosa che poi andate a combattere. Per le donne non è mai stato così, cioè l'idea di avere a 50 anni sembrare una settantenne credo che non piaccia e non possa essere mai piaciuta a nessuno. Questo effetto di invecchiamento, oltre appunto a notarlo sul viso, lo notate su altre cose, lo notate per esempio sulle corde vocali. Quando io, chi fuma, lo sapete, ha una voce diversa da chi non fuma, perché le corde vocali invecchiano più velocemente. Si nota su quello che è la dentatura. Voi sapete che spesso i fumatori hanno dei problemi di denti, e che se ancora mi dice, si vengono i denti gialli, e magari i denti gialli, e chi se ne frega. Il problema non sono i denti gialli perché ci resta sopra un po' di quel catrame, di quella roba che abbiamo detto prima. Il problema è che invece l'invecchiamento dei tessuti produce un indebolimento di tutto quello che si chiama parodonto, cioè tutta quella parte del mio corpo che tiene sui denti, cioè le ossa, e anche, cioè, le gengive soprattutto, ma e anche addirittura sino alle ossa. Quindi va a finire che una persona di, io ho 60 anni, vado dal dentista, ci vediamo, mi controlla una volta all'anno, per lo più torno a casa senza problemi. Chi fuma normalmente dai 45 anni in poi, dal dentista ci va come appuntamento fisso. Perché? Perché i denti, insomma, cominciano a mollare, poi quando uno cade il primo, allora
E il problema non è neanche del dente, perché il dente che cade, vabbè, lo sostituisco, ce ne metto un altro. È che è il supporto dove il dentista dovrebbe andare ad attaccare il dente che viene a mancare. Per cui prima lo attacco a quello vicino, poi lo attacco a quello, poi faccio un ponte, faccio una roba e alla fine ci metto la dentiera. De gustibus, io preferisco avere i miei di denti e gli altri. Gli effetti, diciamo, che vedo su quello che riguarda la licenza di volo. Gli effetti sulla licenza di volo non ci sono, nel senso che a un certo punto io fumo, a bordo non posso certamente fumare, a terra, come vi ho detto, a parte il fatto della quota, però se sono un pilota di linea nell'apparecchio pressurizzato, problemi non ce n'è. Qual è il piccolo problema non del tutto trascurabile, che uno non ci pensa, ma il fatto di avere, io tutti gli anni faccio una visita medica. Questa visita medica ti controllano un sacco di cose, tra cui eventualmente l'efficienza, l'efficacia del mio apparato cardiovascolare. Questo, lo sapete, una persona, un bambino di 6 anni ha molte meno probabilità di infartarsi di un adulto di 80. Okay? Una persona di 50 anni ha meno probabilità di infartarsi di una persona di 70 e via così. Cosa succede? Se il mio corpo invecchia, io a 50-55 anni, con ancora 10-15 anni di attività possibile, mi trovo magari a essere sospeso, a trovarmi con l'inidoneità al volo, perché il mio sistema cardiovascolare, che continua a funzionare perfettamente, quindi per un'altra persona chi se ne frega, ma per me che pilota è a rischio. E a rischio la compagnia, e soprattutto l'ENA, non mi fa andare su in volo col rischio che mi possa venire un infarto. Se il rischio di infarto diventa troppo alto, la signora Pina può continuare a stare a fare il suo lavoro perché, non lo so, fa la cassiera in un supermercato e vabbè, se gli viene un infarto chiamano l'ambulanza, ma un pilota no. E di conseguenza si corre il rischio di trovarsi da un giorno all'altro. Io entro all'IML per fare la visita per il rinnovo della licenza e ne esco che non ce l'ho, ne esco che non posso più volare. Faccio ricorso, me la cavo ancora per un paio d'anni, ma poi sono a terra, se va bene, ma poi sono a terra. E quindi questo è da pensarci prima, perché quando capita ovviamente non posso tornare indietro. Ed è un problema, perché un pilota che arriva a essere magari comandante e comincia a prendere 15-20 mila euro al mese, diciamo 15 mila euro al mese, non è che lo licenziano, naturalmente ti mettono a fare il ground instructor o fare qualcos'altro a terra, mica da dire. Però passi da prendere 15.000 a prenderne 4.000, che sono sempre tantissimi, ma non lo sono quando sei abituato a prenderne 15, perché la vita ti cambia pesantemente e i ragazzi girano le scatole, ma pesantemente girano le scatole in quel momento. Altri effetti, ecco, ve la ricordate questa signora qua? Questa signora qua era Crudelia De Mon, quella della carica del 101. E normalmente faccio in classe questa domanda, siccome nessuno ha guardato bene il cartone animato non se lo ricordano. Che rapporto c'è tra questa signora e i proprietari dei cani? Vuole i cani, è cattiva. No, okay, ma che rapporto c'è? Perché va a casa di sta gente? Non è che in casa mia ci entra chiunque, ci entra qualcuno che conosco. Perché la conoscono? Perché questa tizia qua è una compagna di classe della proprietaria dei cani, cioè ha la stessa età della proprietaria dei cani, ma dimostra l'età di sua nonna. E ragazzi, pensateci un attimino, perché è così. Il fumo ha degli effetti sulla nostra fisionomia. Cordelia De Mon è magra. Perché? Perché fumando le papille gustative si atrofizzano sostanzialmente, non sento più il sapore del cibo e allora facilmente non sarò uno che mangio molto, perché mangio delle cose di cui non sento neanche nulla. E grigia, no? Di carnagione. Grigia di carnagione perché la carnagione invecchia, non è capace di abbronzarsi, non si protegge più dal sole, tra l'altro diventa anche più pericoloso, l'abbiamo già visto quando abbiamo fatto le radiazioni, se io fumo è molto più probabile l'insorgenza di un tumore della pelle che non in una persona che non fuma.
ha gli zigomi sporgenti. Perché? Perché come se io faccio ginnastica, sollevo pesi, mi vengono i bicipiti grossi, se io continuo ad aspirare mi vengono le mascelle grosse e quindi fumo così. Nel cartone animato non si vede, ma una cosa che i dermatologi chiamano codice a barre è quella serie di righe che ci sono, quelle grinze che ci vengono sul labbro, che si curano col botulino, che è una bella roba, che sono dovute al fatto che continuo a fare questo lavoro qua, quindi a stringere il labbro, e si formano queste grinze, come è normale che sia per, diciamo, il movimento meccanico. E quindi anche lì è da decidere, dicevo, è abbastanza noto per i dermatologi che una persona di 50 anni ha circa, grossolanamente, l'aspetto di una persona che ne ha, di un fumatore di 50 anni, ha circa l'aspetto che avrebbe 20 anni dopo. E quindi tenetelo presente. Okay. Finiamo questa roba qua con un piccolo excursus su quello che è la situazione del fumo oggi. E cioè, perché la gente fuma? E perché, per esempio, in certi paesi, come negli Stati Uniti d'America, non fuma più nessuno. O quantomeno fumano solo i poveracci. Perché? Allora, intanto, torniamo al discorso di prima. Perché la gente fuma? Quando io prendo, se mi dà adesso in mano quel famoso panino di cacca di cavallo, ammesso che riuscissi ad arrivare ad assaggiarlo, ma poi ben difficilmente direi, minchia buono, ne voglio ancora. Direi, fa schifo, non darmene più, non ne voglio più. Con la sigaretta è uguale, ci fa schifo per lo più la prima volta, però insistiamo. Perché? Perché, questo è un risultato mediatico fantastico, i promotori, cioè quelli che vendevano sigarette, le famose multinazionali, comunque la Philip Morris per esempio, altre, si sono industriati, hanno fatto in modo che il fumo diventasse uno status symbol nel passato, no? Le auto da corsa erano sponsorizzate con marche di sigaretta, le motociclette, le ragazze bellissime che giravano per sempre con Marlboro, con quelle cose lì, gli attori fumavano, se voi osservate i film sino agli anni 70 sono sempre lì una sigaretta dopo l'altra, poi vediamo anche che fine hanno fatto queste persone. E c'era, no, chi sosteneva che il fumo non facesse male, faceva bene, faceva male. Lo Stato ha sempre incassato un sacco di soldi dalle sigarette, perché sulle sigarette più della metà di quello che è il costo della sigaretta sono tasse che vanno allo Stato, quindi allo Stato gli fa bene di prendere questa roba. Intanto lo Stato ha smesso di farlo, adesso fa pubblicità contraria perché si è accorto che quello che lo Stato paga oggi di assistenza sanitaria a quelli che fumano vale molto di più, quindi quello che ci perde vale molto di più di quello che incassa con le sigarette. Per cui quando uno fuma è vero che paga delle tasse, quindi sostanzialmente un po' chi se ne frega, però è anche vero che poi quando sta male noi di tasca nostra gli paghiamo molto di più di quello che ha pagato lui per non guarire, ma per tenerlo su quei 3 o 4 anni che ancora deve campare, facendogli tutte le operazioni, trasportandogli un pezzo di polmone, la gola, facendo la chemio, quelle cose, che tra l'altro non è neanche una vita, diciamo che sia quel granché di vita. Comunque, vediamo cosa è successo in America. In America c'era una famosa pubblicità, quella della Marlboro Country. Marlboro Country era un macho man, un uomo, diciamo bello, con la faccia tipica del fumatore, quindi bello rugoso, no? Maturo, faccia che oggi dimostrerebbe 60 anni ma ne aveva 40, che fumava una sigaretta dopo l'altra, andava a cavallo col suo bel cappello da cowboy, faceva i marshmallow o i salsicciotti, diciamo, col falò, il cavallo lì vicino e lo sfondo della Monument Valley, e pubblicizzava in realtà non le sigarette, pubblicizzava un'agenzia di viaggi che era la Marlboro Travel, che faceva questi viaggi avventurosi e cose del genere, però in realtà era una pubblicità subliminare di sigarette. Vado avanti per un bel po'. Nel 1995 successe che un certo David McLean, che era uno di queste persone qua, muore di cancro ai polmoni.
la figlia e la moglie di questo tizio qua fanno causa alla Philip Morris. Adesso dovete sapere che negli Stati Uniti, se io, cioè, voi comprate una lavatrice, ok, americana, nelle istruzioni c'è scritto che non potete usarla per lavare i gatti, per lavare animali vivi. Un italiano medio si pone il problema di che se lo mettono a fare, chi si sogna di mettere. In America non è così. In America io compro questa lavatrice, lavatrice nuova, gatto sporco, filo il gatto nella lavatrice, tac, metto, giro, oh guarda, si diverte, no? Quando gira, magari un pochino, cioè non metto la centrifuga perché magari c'è bene. Però poi quando apro il gatto, se è ancora vivo, non è più lo stesso, non ha più lo stesso umore di prima, ok? È diverso. Allora dico, cazzo, cosa è successo? Beh, vado, faccio causa alla fine, vado alla fine, da chi ha costruito, chi mi ha venduto questa lavatrice, gli dico, ci ho messo dentro il gatto, sì, è venuto pulito, però, sto qui, in America è così, se sul manuale di istruzioni non c'è scritto che non posso mettere animali vivi nella lavatrice, io ce l'ho messo, io non ho fatto qualcosa che era contraria al modo diciamo, per cui doveva essere usata questa lavatrice, e se questo ha sortito dei danni, la compagnia paga. A cos'era questa causa? Questa causa era intentata a dire, quest'uomo ha fumato sigarette, voi non gli avete mai detto che le sigarette facevano male, gli è venuto un cancro ai polmoni a causa del fatto che fumava sigarette, adesso pagate. Il grosso risultato di questo processo fu che la Philip Morris perse. Cioè la Corte Suprema americana riconobbe ufficialmente il nesso causale tra fumo di sigaretta e tumore ai polmoni. E questo portò... Intanto, come primo effetto, il fatto che sui pacchetti di sigarette c'è scritto che ti viene il cancro ai polmoni, così se muori non mi puoi chiedere i soldi a me, c'è scritto, cavolo tu. Poi in Italia abbiamo copiato perché ci è sembrata una buona idea e l'abbiamo fatta anche noi, anzi. E l'altro effetto fu che, siccome negli Stati Uniti quando le sentenze fanno legge, ovviamente non fu soltanto questa signora che ebbe i soldi, ma tutti quelli che avevano il marito, il cognato, che erano morti per cancro ai polmoni o ci avevano loro i cancro ai polmoni, hanno pensato bene di fare una joint venture, di intentare causa alla Philip Morris, e sulla base di questa prima sentenza la vinsero, e quindi la Philip Morris dovette pagare un sacco di soldi. Da quel momento, siccome tutta questa storia non passò come in Italia, non la conosce nessuno, ma lì invece in America fu vissuta, la gente la vide. E oggi in America non fuma più nessuno. Se guardate nei film, gli attori non sono più lì a ciccare fuma come facevano una volta. Oggi in America chi fuma è politicamente non corretto dirlo, ma sono i poveracci, sono gli afroamericani, ma non gli afroamericani come Obama, gli afroamericani, quelli che poveracci non hanno da mangiare, i messicani, gli spagnoli, quelli che non hanno la cultura, non è, vivono in un ambiente diverso a cui questo messaggio non è ancora arrivato, per cui sono quelli. Chiudo con il concetto che vorrei che passasse è questo: tutte le cose dovrebbero essere fatte pesando i pro e i contro. Io credo di avervi fatto vedere un bel mare di contro. D'altra parte dovreste vedere i pro. Perché fumo? Fumo perché mi piace da impazzire, mi piace tantissimo, e quindi tutto quello che mi hanno raccontato, sì, è vero, però mi piace tantissimo e continuo a fumare. Vabbè, ci sta. Ma se sto fumando solo perché così credono che sia grande, ma perché cosa? Perché se io vedo una ragazzina che fuma, penso che sia grande, penso che sia una ragazzina scema che fuma. Cioè, il concetto è questo. Non è che quando vedete un bambino che fuma, dico, come grande quel bambino, ma come scemo quel bambino. Questo è il concetto, il messaggio che passa. Fumo perché lo fanno tutti. Ma allora se tutti mangiavano cacca di cavallo, è andata bene. Perché, cioè, anzi, è andata male, però la cacca di cavallo fa meno male, obiettivamente. Anche se forse è a causa del buco dell'ozono, ma adesso non saprai. E poi vediamo un'ultima cosa. Ci sono
come vi dicevo, un sacco, cioè molta mediaticità sul fumo, è tutta rivolta in senso positivo, cioè sono messaggi positivi di personaggi famosi che hanno fatto a volte proprio della figura con la sigaretta quasi un manifesto. E purtroppo moltissimi di loro sono morti poi con questa roba. Quello che mi dispiace di più, e fortemente a cui ho voluto, come forse molti di noi della mia età, più bene, Fabrizio De André. Fabrizio De André è sempre rappresentato in tutti nelle copertine dei suoi film, c'ha sempre la sigaretta in bocca, ed è morto di cancro ai polmoni relativamente giovane, perché 60 e rotti anni non è una grande età per morire. Giorgio Gaber è morto di cancro ai polmoni. Oriana Fallaci è morta di cancro ai polmoni. Pierangelo Bertoli è morto di cancro ai polmoni. Joe Cocker aveva quella voce da fumatore, che sicuramente per lui era un vantaggio dal punto di vista lavorativo, però è morto di cancro ai polmoni. John Wayne, il famoso cowboy, morto di cancro ai polmoni. George Peppard, cancro ai polmoni. Vittorio Gassman, un grande attore italiano, lui fu costretto a smettere di fumare perché aveva il sistema cardiovascolare in palle e morì di infarto, però legato appunto al deterioramento dell'organismo dovuto appunto al fumo. George Harrison, tumore alla gola, dei Beatles, lui stesso riconobbe che fu appunto colpa del fumo. Robert Mitchum, attore cinematografico, cancro ai polmoni ed enfisema polmonare. Jesse Owens era il famoso primatista delle Olimpiadi del 34, quello che fece andare in bestia Hitler, no? Anche lui morì per cancro ai polmoni. Tenete conto che nel passato tutto quello che vi ho detto non era noto e veniva snobbato. Dean Martin, cantante, attore. Groucho Marx era uno dei tre fratelli Marx, non li conoscete, ma cercate La guerra lampo dei fratelli Marx, merita di essere vista. E anche lui è morto, lui aveva sempre il sigaro in bocca, è quel personaggio che viene rifatto dall'assistente di Dylan Dog nei fumetti, morto di cancro ai polmoni. Walt Disney, l'ideatore di Topolino, non è morto anziano, e anche lui di cancro ai polmoni. Gilbert Bécaud, Barbara Stanwyck, un'attrice. Humphrey Bogart, carcinoma all'esofago, anche quello dovuto al fumo. Humphrey Bogart è quello di Casablanca, no? Lee Marvin, grande attore di film d'azione, di film specialmente di guerra, è morto anche lui di infarto dovuto ai cancri polmoni. Lana Turner, una grande, bellissima attrice, tumore alla gola. Johnny Hallyday, che era un famoso cantante, anche lui è morto di tumore ai polmoni. Spencer Tracy, un grande attore, anche lui enfisema polmonare. Boris Karloff, che era quello che interpretava Frankenstein, enfisema polmonare. Betty Grable era famosissima, era quella la pin-up, diciamo, che i militari portavano, dipingevano sopra gli aeroplani, sopra gli elicotteri, cancro ai polmoni. Duke Ellington, jazzista, tumore ai polmoni. Patrick O'Neill, attore, tubercolosi e poi cancro ai polmoni. Yul Brynner, famoso attore, cancro ai polmoni. Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, fumava, no? Sempre ripreso col sigaro in bocca, anzi col sigaro in mano, carcinoma alla bocca. Sammy Davis Jr., un attore comico, cancro alla gola. Thomas Tiernan Eliot, uno scrittore, enfisema polmonare. Nat King Cole, cantante, musicista, cancro ai polmoni. Buster Keaton, un famoso comico, cancro ai polmoni. Ed Sullivan, che è un famoso intrattenitore, diciamo scherzoso americano, tumore all'esofago. Tra i nostri abbiamo Marco Pannella, che era famosissimo, no? Lui si gloriava di essere un tabagista che aveva il certificato e poteva fumare anche dove era vietato. È morto di tumore ai polmoni per il caso del fumo. Sergio Endrigo, cantante, morto di tumore ai polmoni. Joe DiMaggio, era un famoso giocatore di baseball, che sposò, se non erro, anche Marilyn Monroe, anche lui è morto di cancro ai polmoni. E poi abbiamo anche
volendo ci si aggiunge Paul Newman e Steve McQueen. Anche loro sono morti di cancro, ma è probabilmente dovuti, anche loro qualcuno dice dovuti al fumo, per onestà non ve lo do per certo, perché questi facevano corse in automobile e all'epoca le tute che indossavano erano fatte con l'amianto, e quindi se la giocano tra il fumo e l'amianto, quello che ha causato questo tumore. Ragazzi, io la chiudo qua. Spero che vi faccia un po' pensare. Ho notato che di solito chi fuma, vabbè, ci pensa un po', ma poi suppongo che continui a fumare. Chi non fuma si rafforza nelle sue convinzioni. Considerate che non è... vuoi fumare? Oh, no, grazie, non fumo. C'è niente di male, non sono piccolo se non fumo. Io ho mai fumato, sono arrivato alla mia età, sto benissimo. Ho fatto un sacco di belle cose senza bisogno di fumare. E quindi, insomma, valutatelo un po' voi. Tenete punto presente, vi ricordo ancora quello che ho detto io, che gli effetti purtroppo li vedete, e quando li vedete non potete farci niente, ed è il momento in cui vi girano più le palle. Perché stare male da ragazzini è una cosa terribile, ma fa star male soprattutto quelli che stanno intorno a voi. Perché il bambino che muore fa pena a chi lo vede morire. Quando siete genitori, purtroppo siete voi stessi che ci patite molto, perché sapete che lasciate qualcuno che invece vorreste vedere crescere, qualcuno che vorreste vedere ancora per tanto tempo. E questo so che è difficile da capire, ma vale la pena che ci pensiate un attimino su. Va bene, vi lascio. Buona giornata.